Sono ancora qui nel covo del nostro amico Daniele Manfredi che mi aiuta quest'estate a portare avanti il mio canale. Sto suonando un orpiano 3. Allora, l'idea era questa qui. Adesso io vi ho fatto sentire, ho fatto questa piccola cosa un po' trap sotto e ci ho suonato sopra il piano e basta. Di solito sovrappongo tante cose, ma in realtà era perché più che altro mi interessava parlare della tastiera e della pronuncia, perché i suoni li conosciamo, prima di tutto della tastiera e della pronuncia, e poi secondariamente del fatto che questa si è deprezzata tantissimo dopo l'uscita dell'Orpiano 4, ma in realtà le differenze sì, ci sono perché se si cambia suono non mantiene il suono precedente, ha meno memoria per i campionamenti, altre piccole cose che però sinceramente voglio dire, il suono è quello. Che sinceramente ne valga la pena, cioè nel senso, ne vale la pena se siete orientati al pianoforte. Se vi interessa il pianoforte, sicuramente questa è un'occasione, perché ha fondamentalmente tutto quello che serve per lavorare con i pianoforti clavier. Come la 4 ha un giga di memoria per i pianoforti e poi per il resto, insomma, siamo lì. Sì, chiaramente cambiare suono senza che succeda niente con quello precedente è una comodità live, me ne sto rendendo conto con lo Stage 3, è una grande comodità, questo assolutamente. Poi non hai punti di split con il crossfade, quindi non si può decidere mentre ci si allontana e avvicina il punto di split, lo strumento che si è deciso di splittare sulla parte splittata sopra o sotto nella tastiera, se questi due suoni si incrociano e di quanto si possono. Ma in realtà questa cosa è utile, ma insomma, fino a un certo punto, soprattutto se si suona piano. Quello che importa, secondo me, a parte queste che sto facendo, è agghiacciante, sto leggendo dal sito Nord per vedere quali sono le differenze. Scusate, non me le ricordo, non riuscivo a ricordarmele, me le sono guardate prima, mi sono preparato, ma non so, sarà lì, come quando si va a fare l'esame a scuola che ti sembra di saper tutto e invece non sai niente. Comunque, detto questo, i suoni li conosciamo, li abbiamo visti tante volte, ora si può magari fare giusto un giro. Questo era un Royal che a me piace, questo è un Velvet. Chiaramente ha tutte le possibilità classiche, equalizzatore, effetti, delay e tutto il resto, poi i samples che si possono aggiungere, si può lavorare con una sorta, diciamo, di ADSR, di key release in realtà, per modellare i samples e insomma in una memoria come questa i samples ce ne stanno, visto che adesso mi avete scoperto. Vado a vedere quant'è la memoria per i samples. Ah, ecco, la polifonia, 120 voci nel 4, qui 40 o 60. Ah, non ci sono i filtri, sì, i filtri per i piani elettrici, e beh, quelli sono belli effettivamente, ma anche lì, insomma, se la differenza di prezzo è tanta, si può discutere. Poi, 512 e 256. Allora, effettivamente 256 e 512 c'è una bella differenza per i samples, assolutamente. Però è anche vero che dipende dall'utilizzo che dovete farne. Io personalmente, adesso tolgo. Questo è un Silver, vecchio Grand Lady. L'equalizzatore come sempre funziona da Dio. Qui ci sono dentro vecchio studio Grammy. Tutti bellissimi, li conoscete già. Upright. E
compagnia, Mello e tutto il resto. Piani elettrici. Adesso qui noto che non sono stati ancora caricati quelli nuovi, gli Nest, ma comunque, come tutti sapete, ora mi sembrerà assurdo, ma io quando equalizzo i piani elettrici Nord faccio abbastanza, vado giù abbastanza pesantino, non vorrei sembrarvi eccessivo. Gli effetti come sempre a portata di mano. Silvia che scricchiola. Questo è il Mark 5, a me piace tanto, bright, sparkle. Tutto quello che serve Gorlitz. Allora, adesso entriamo nel discorso un pochino più serio, e cioè la tastiera. Allora, se uno compra un Nord piano, lo compra prevalentemente per il piano. Ora metto il Royal, che è un piano secondo me che accontenta molti palati. La tastiera è veramente agile. Infatti quel video dove facevo un po' il cretino con le note veloci, ma in realtà quindi quelle note senza senso che avete sentito veloci erano per farvi capire che mi sono trovato particolarmente bene dal punto di vista dell'articolazione delle frasi, cioè... altro è si riesce a pronunciare bene, perché insomma qui la cosa fondamentale con cui hanno presentato questa tastiera è stata quella del triplo sensore. Sì, funziona bene. Ecco, se siete abituati a dei piani un pochino tosti, un pochino, diciamo, muscolari, questo potrebbe risultare sotto le mani un filo morbidino. Parlo dei pianoforti. Chiaramente è perfetto come punto di mezzo tra pianoforti e piani elettrici, nel senso che si riesce a lavorare e essere espressivi. Thank you.
diciamo che il mio parere personale è che al di là di come usate, beh, come sapete Nord mette a disposizione il suono, poi siete voi a, in realtà a farlo il suono, voglio dire, adesso noi stiamo ascoltando Royal Grant, sarebbe questa cosa qui fondamentalmente, sì. Io stavo suonando così. Nel caso, stavo suonando diversamente perché avevo questa equalizzazione. Funzionano molto bene queste cose, sono molto, molto delicate quando si toccano, quando si utilizzano, quindi insomma, ma conoscete benissimo questa qualità. Io sinceramente, se dovesse capitarvi di trovare un Nord Piano 3 a buon prezzo, io lo prenderei al volo, prenderei l'occasione al volo. Poi, se vi interessano le possibilità del 4, che effettivamente è più completo, per carità, però se magari il portafogli non è pienissimo in questo periodo, si può pensare anche a una 3. Io vi ringrazio, vi saluto come sempre, vi lascio la seconda parte dello svisamento di prima, spero che sia stato utile questo video e vi saluto con la sedia cicolante e ci vediamo presto. Ciao ciao!